Ciao a tutti, questa è la storia di un bambino che viaggiò in modi diversi per capire quale fosse il senso della vita. Conobbe tanti curiosi personaggi e tutti lasciarono un segno indelebile dentro quel bambino che tutti chiamano Piccolo Principe. Lui aveva un fiore, una rosa, a cui teneva molto e attraverso lei conobbe l'amicizia. Ma l'incontro con il pilota diede il via al suo viaggio per i pianeti. Nel primo incontrò un re bizzarro che credeva di poter decidere su ogni cosa, almeno nel suo piccolo mondo. Nel secondo pianeta incontrò un ubriacone. Nel terzo conobbe un uomo d'affari che credeva di possedere tutte le stelle dell'universo. Nel quarto pianeta incontrò un lampionaio, poi un serpente, una volpe e nell'ultimo pianeta una controllora. Chissà oggi come avrebbe vissuto tutto questo il piccolo principe. Ci avrebbe insegnato che le emozioni più grandi e vere possono essere trasmesse anche attraverso gli occhi. Mi disegni per favore una pecora? Che cosa? Disegnami una pecora! Non so disegnare molto bene. Non importa, disegnami una pecora. Ma non ho mai disegnato una pecora. Non voglio un elefante dentro in boa, ho bisogno di una pecora. Questa pecora è già piuttosto volaticcia, dammene un'altra. Lo puoi vedere da te. Questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna. Questa pecora è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo. Questa è soltanto la tua scatola. Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere bisogno di molta erba? Perché? Perché dove vivo io è tutto molto piccolo. Ci sarà certo abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho dato. Non così piccola da... Guarda, si è messa a dormire. Dove vuoi portare la tua pecora? Non importa, dove vivo io è tutto molto piccolo. Una pecora mangia i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova intorno a sé. Anche i fiori che hanno le spine? Sì, anche i fiori che hanno le spine. E allora a cosa servono le spine? Le spine non servono a nulla, i fiori le hanno solo per dispetto. Oh no, non ti credo. I fiori sono deboli creature e le spine servono per difendersi. E tu credi davvero che i fiori... Oh no! No, 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 io non credo un bel niente. Ti ho risposto con la prima cosa che mi è venuta in mente. Non vedi? Sono impegnato in cose importanti. Cose importanti? Parli proprio come i grandi. Da milioni di anni i fiori ci fanno crescere le spine. Da milioni di anni le pecore se li mangiano ugualmente. Il fiore che tu ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora. I miei petali sono ancora tutti arruffati. Oh, come sei bella! Vero? E sono nata nello stesso momento del sole. Credo che sia arrivata l'ora della colazione, se fossi così gentile da annaffiarmi. Così cominciò ben presto a tormentarlo con la sua vanità, che era, a dire il vero, un po' difficile da sopportare. Un giorno, per esempio, parlando delle sue quattro spine, disse: vengano pure le tigri con i loro artigli. Ma non ci sono tigri sul mio pianeta. E comunque le tigri non mangiano le erbacce. Io non sono un'erbaccia. Scusami, ti prego. Non ho affatto paura delle tigri, ma ho rabbia delle correnti d'aria. Voglio che tu la notte mi metta sotto una campana di vetro. Fa molto freddo qui da te. E la campana di vetro? Sto proprio per andare a cercarla, ma tu mi fermi. Non avrei dovuto dargli retta. Non si dovrebbe mai dare retta ai fiori.
Si dovrebbe semplicemente annusarli e sentire il loro profumo. Il mio profumava tutto il pianeta, ma non sapevo come godere di tutta la sua grazia. Mi avvolgeva con la sua fragranza e il suo fulgore. Non sarei mai dovuto correre via da lui, ma ero troppo giovane per saperlo amare. Addio. Sono stata sciocca. Ti chiedo perdono. Naturalmente cerca di essere felice. Naturalmente ti amo. È colpa mia se non l'hai mai saputo. Però tu sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Lascia stare la campana di vetro. Non la voglio più. Ma il vento? Il mio raffreddore non è poi così grave. L'aria fresca della notte mi farà stare bene. Sono un fiore. Ma le bestie? Devo pur sopportare qualche trucco se voglio conoscere le farfalle. Sembra siano bellissime. E a parte i bruchi e le farfalle, chi verrà se non a farmi visita? Tu sarai lontano. E di questi animali non ho affatto paura. Ho i miei artigli. Hai deciso di andare via e allora vai. Ah, ecco un suddito. Avvicinati che io ti possa vedere meglio. Sire, scusatemi se vi rivolgo una domanda. Ti ordino di rivolgermi una domanda. Sire, su cosa regnate? Su tutto! E le stelle ubbidiscono? Certamente, ubbidiscono subito. Non supporto l'insubordinazione. Sire, fatemi questa gentilezza. Vorrei tanto vedere il tramonto. Ordinate al sole di tramontare. Avrai il tuo tramonto. Lo ordinerò. Ma conformemente alla mia arte di governo, aspetterò che le condizioni siano favorevoli. E quando lo saranno? Sarà verso. Sarà le 7:40 e vedrai come sarà abbellita al puntino. Non ho più nulla da fare, quindi mi rimetterò in viaggio. Non andarsene, ti nominerò ministro. Ministro di che? Ministro della giustizia. Ma qui non c'è nessuno da giudicare. Allora giudicherai te stesso. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Ma io posso giudicarmi quando voglio. Non ho bisogno di abitare su questo pianeta per farlo. Quindi penso proprio che me ne andrò. Il secondo pianeta era abitato da un ubriacone. Che cosa fai? Bevo. Perché bevi? Per poter dimenticare. Dimenticare che cosa? Di vergognarmi. Che ti vergogni di cosa? Di bere. I grandi sono davvero molto, molto bizzarri. Il seguente pianeta era abitato da un uomo d'affari. Buongiorno, il suo caffè si è raffreddato. 3 più 2 fa 5, 5 più 7 fa 12, 12 più 6 fa 15, buongiorno, 15 più 7 fa 22, 22 più 6 fa 28. Non ho tempo per riscaldarlo. Ehi, sei sempre lì? Ho talmente da fare, sono impegnato in cose importanti. Sono 54 anni che abito su questo pianeta e sono disturbato. Soltanto tre volte, stavo dicendo, 501 milioni. 501 milioni di che? Di quei piccoli oggetti che fanno fantasticare talvolta in cielo. Mosche? Oh no, piccoli oggetti che fanno fantasticare i poltroni. Ah, le stelle! E che te ne fai di 500 milioni di stelle? Niente, le possiedo. E a che ti serve possedere le stelle? Serve a rendermi ricco. E a che ti serve essere ricco? A comprare altre stelle. Tu non sei affatto utile alle stelle. L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non trovò niente risposta e il piccolo principe se ne andò. Il pianeta seguente era molto strano. Buongiorno, perché hai spento il tuo lampione? Questi sono gli ordini, che io spenga il mio lampione, buonasera. Ma perché l'hai riacceso adesso? Questi sono gli ordini, buongiorno. Non capisco. Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole, spegnevo il lampione al mattino e riaccendevo alla sera. Avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire. E infine gli ordini sono stati cambiati? Gli ordini non sono stati cambiati, è proprio questa la tragedia. Il pianeta in anno è passato più in fretta e gli ordini non sono stati cambiati. Ogni minuto devo riaccendere e spegnere il mio lampione. È buffo. Da te un giorno dura soltanto un minuto.
Non è buffo per niente. Ti rendi conto che stiamo parlando da un mese? 30 giorni, 30 minuti, buonasera. Sai, posso segnarti un modo per riposarti quando vuoi. Il tuo pianeta è talmente piccolo che in tre passi ne puoi fare il giro. Per rimanere al sole non devi fare altro che percorrerlo piuttosto lentamente. Il giorno durerà per meglio. Non mi serve molto. L'unica cosa che mi piace fare nella vita è dormire. Allora sei sfortunata. Sì, sono sfortunata. Buongiorno. Quella donna verrebbe disprezzata da tutti gli altri, tuttavia è l'unica che non mi sembri ridicola. Forse perché si occupa di altro oltre che di se stessa. Così il piccolo principe arrivò sulla terra e fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Cominciava a temere di arrivare sul pianeta sbagliato quanto un respirare. Durante dai riflessi lunari passò un lampo nel sabbia. Buonasera! Buonasera! Su quale pianeta sono sceso? Sulla Terra, in Africa. Ah, allora sulla Terra non c'è nessuno! Questo è il deserto, non c'è nessuno nel deserto, la Terra è grande. Mi chiedo se un giorno le stelle possano risplendere in cielo, perché ognuno di noi possa dormire la propria. Guarda il mio pianeta, esattamente sopra di noi. Ma com'è lontano? Ah, è bello, che cosa gli ha portato qui? Ho avuto qualche difficoltà con un fiore. Ah. Sei un buffo animale, non sei più spesso di un dito. Ma sono più potente di un dito di un re. Non sei molto potente, non hai neppure le zampe, non puoi viaggiare. Posso trasportare chiunque io tocchi alla terra da cui è venuto. È vero, tu sei innocente, vieni da una stella. Un giorno, sapendo sta via del tuo pianeta, io posso. Ti capisco benissimo. Ma perché parli per me? Mi risolvo tutto. Buongiorno! Buongiorno, chi sei? Sei molto carina. Sono una volpe. Vieni a giocare con me, sono così felice. No, non posso giocare con te, non sono addomesticata. Che cosa vuol dire addomesticare? È un'azione trascurata troppo spesso. Significa stabilire legami. Se tu mi addomestichi, avremo bisogno l'una dell'altra. Per te sarà unica, per me sarai unica. Comincio a capire, c'è una rosa che dovrebbe addomesticata. Ti prego, addomesticami. Che cosa? Più che volentieri, ma non ho molto tempo. Devo trovare amici e capire molte cose. Sì, conosco soltanto cose che si addomesticano. Se vuoi un amico, addomesticami. Che cosa devo fare per addomesticarti? Devi essere molto paziente. Per prima cosa, ti siederai a breve distanza da me, così sull'erba. Ti guarderò con la coda dell'occhio, ma tu non dirai nulla. Le mie parole saranno fonte di malintesa. Ma ogni giorno ti avvicinerai un po' più a me e ti regalerò un segreto. Così il piccolo principe addomesticò la volpe e arrivò l'ora di partenza. Addio. Addio. Ed ecco il mio segreto. Un segreto semplicissimo. Si vede bene soltanto con il cuore. L'essenziale è visibile agli occhi. L'essenziale è visibile agli occhi. È il campo che hai perso per la tua rosa che la rende così importante. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Sei responsabile di quello che hai domesticato. Sei responsabile della tua rosa. Sono responsabile della mia rosa. Puoi spiegarti meglio? Buonasera, che cosa fai? Smisto i viaggiatori mucchi di mille, mando via i treni che li trasportano. Hanno una gran fretta, che cosa cercano? Neppure il macchinista lo sa. Sono già di ritorno? Non sono gli stessi, è uno scambio. Non erano soddisfatti da dove si trovavano? Non ci si è mai soddisfatti di dove ci si trova. Stanno inseguendo i primi viaggiatori? Non stanno inseguendo nulla. Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo con una bambola di pazza che poi per loro diventa importantissima. E se qualcuno gliela porta via si mettono a piangere. Sono fortunati! Erano già passati 8 giorni dal mio incidente nel deserto. I tuoi ricordi sono molto interessanti, ma io non sono ancora riuscito a riparare il mio aeroplano. Non ho più niente da bere. Anch'io ho sete. Cerchiamo un pozzo. Allora siete anche tu. L'acqua può far bene anche al cuore. Le stelle sono belle grazie a un fiore che non si può vedere. Sì, proprio così. Ciò che rende bello il deserto è che nasconde un pozzo da qualche parte.
E così continuò a camminare, scoprì il pozzo al spuntare del giorno. L'acqua era ben diversa da un comune alimento. La sua dolcezza era nata dalle marce sotto le stelle, dal canto della carrucola faceva bene al cuore, faceva bene al cuore come un dono. Da te gli uomini fanno crescere 5.000 rose nello stesso giardino, eppure non vi trovano quello che cercano. Eppure quello che cercano lo potrebbero trovare in una sola rosa e in un po' d'acqua. Sì, è vero. Ma gli occhi non lo vedono, bisogna guardare con il cuore. Devi mantenere la tua promessa. Quale promessa? Sai, non posso fare la pena di pecora, sono responsabile di cuore. Hai progetti che ignoro? Sai, la mia discesa sulla terra. Domani sarà l'anniversario. Ero sceso qui vicino. Ora devi lavorare, devi tornare al tuo motore. Quindi aspetterò qui, torno domani sera. Ma non era rassicurato. Mi ricordavo della volpe. Si corre il rischio di piangere un po' se ci si lascia domesticare. Sono contento che tu abbia scoperto cosa non andava nel tuo motore. Ora puoi tornare a casa. Come lo sai? Anch'io oggi torno a casa. È molto più lontano, è molto più difficile. Ho la tua pecora, e ho la scatola della pecora, e ho la museruola. La notte guarderai le stelle. È troppo piccolo da me perché ti possa mostrare là dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia stella sarà per te una delle tante, e allora ti piacerà guardare tutte le stelle del cielo. Saranno tutte tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo. Tu, solo tu, avrai delle stelle che sanno ridere. Io vivrò in una di esse, e in una di esse riderò. Per te saranno come milioni di stelle sorridenti. Tu, solo tu, avrai delle stelle che sanno ridere. Stanotte sai non venire. Non ti lascerò. Sembra un po' che stia soffrendo, sembra un po' che stia morendo. È così, non venire a vedere, non ne vale la pena. Quella notte non lo vidi mettersi in cammino. Si era dileguato senza far rumore. Non gridò. Cadde dolcemente proprio come cade un albero. La sabbia attutì completamente il rumore della caduta. Ormai sono già passati 6 anni. Finora non ho mai raccontato questa storia. Di notte mi piace ascoltare le stelle. Sono come 500 milioni di campanellini. È tutto un gran mistero, perciò voi pure chiamate il piccolo principe, e per me nulla nell'universo è lo stesso se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non abbiamo mai visto, a chissà ha mangiato la rosa, guardate il cielo e domandatevi, chissà la pecora ha mangiato il fiore e vedete come tutto cambia e nessun adulto capirà mai che è una cosa della massima importanza. Questo è per me il paesaggio più bello e triste del mondo. È qui che il piccolo principe è apparso sulla terra e poi è sparito. Guardatelo attentamente per essere sicuri di riconoscerlo, nel caso un giorno facciate un giro nel deserto africano. E se doveste capitare proprio in questo punto, non tirate dritta. Aspettate un po' proprio sotto la stella. Allora, se appare un ometto che ride e che rifiuta di rispondere alle domande, sapete chi è. Ebbene, non lasciatemi così triste. Scrivetemi subito che è ritornato.